Allora, questa è la situazione che troviamo del robot dopo circa 10 mesi dall'acquisto. Come vediamo, i tre elementi, spazzola laterale, spazzola centrale e filtro, che vedremo dopo una volta rimosso, si presentano in queste condizioni. E comunque c'è il contatore della sua applicazione che ne conteggiava le ore esatte. Nel mio caso comunque le abbiamo esaurite. Ma in effetti, se vediamo per esempio la spazzola centrale, che adesso andiamo a prelevare, qui in questo punto per esempio ha ceduto, e queste alette servono proprio per aiutare a raccogliere lo sporco e veicolarlo all'interno del serbatoio raccoglipolvere. Qui troviamo. Questo è un punto di rottura che ha interessato tutta questa parte della spazzola centrale. Le spazzole, comunque le setole, hanno perso un po' di durezza, si sono in alcuni punti piegate, come vedete, insomma, l'usura c'è, ma comunque noi procediamo alla sua sostituzione. Per quanto riguarda la spazzolina laterale, abbiamo bisogno di un cacciavite per estrarla, un cacciavite a stella o a croce. Svidiamo. Abbiamo quasi fatto, ecco qua, semplicissimo. Recuperiamo la vite, che sembra inclusa nel componente. Lo vedremo con quello nuovo. Anche in questo caso le setole si sono via via col tempo degradate, sia come consistenza che come forma. Come vedete, l'usura c'è anche in questo caso. Andiamo a prendere i nuovi elementi, che potrete acquistare direttamente e facilmente nel link che trovate in basso a questo video. Ricordatevi che una volta sostituiti di azzerare l'applicazione, il contatore dell'applicazione. Questa è la differenza tra il nuovo e il vecchio. Il verso è quello che vediamo, ecco, maschio di qua. Perfetto, al contrario. In effetti andrebbe sostituito prima o poi, comunque andrà sostituito anche questo componente, perché come vedete questa guarnizione incomincia, diciamo, a deformarsi e a cedere. Questa guarnizione consente di mantenere un grip tra la parte posteriore, la base del robot e il pavimento. Ecco qua, niente di più semplice. Prendiamo anche la spazzola laterale. Il kit ne prevede in dotazione ben due. Il link all'acquisto sempre sotto al video. Ecco qua. La vite, come vedete, è già inclusa. Anche questa spazzolina interna per mantenere pulito l'alloggiamento della spazzola. Ok, riavviriamo. Vediamo un attimino se c'era un verso, perché no, non c'è un verso, quindi lo ricolleghiamo semplicemente come lo abbiamo staccato. Ok, qui sembra tutto a posto. Diamo una piccola passata, che in effetti lo sporco c'è. Puliamo i filtri, scusate, i sensori del vuoto, che sono questi quattro che vediamo alla base.
la rotella centrale. La guarnizione, ecco fatto, sicuramente in condizioni migliori di quando l'abbiamo, da quando abbiamo iniziato il video. E adesso andiamo a sostituire il filtro EPA del serbatoio polvere. Ecco, lo preleviamo. Innanzitutto apriamo e spingiamo verso l'esterno il filtro. Ecco, niente di più semplice anche in questo caso. Andiamo a prelevare il filtro nuovo. In questo caso è importante la sua sostituzione, perché l'efficienza del filtro evita di rimettere in circolo la polvere aspirata. Anche in questo caso il set originale Xiaomi ne contiene due, quindi il prossimo tra circa 6 mesi. Questi filtri, ricordiamolo per tutti, sul primo modello non sono lavabili. In questo caso queste sono le condizioni tra l'usato di circa 10 mesi e il nuovo. Come vedete, anche la guarnizione intorno ai punti di aderenza con il serbatoio cominciano a cedere anche in questo caso, e la loro tenuta è essenziale per mantenere, per evitare il ricircolo della polvere. Abbiamo detto che questa versione del primo robot non sono lavabili, ma sono comunque con un grado di efficienza EPA, mentre nella seconda versione, nel robot Xiaomi con lo straccetto per il lavapavimenti, i filtri EPA sono lavabili, no, i filtri sono lavabili ma non sono certificati EPA, hanno un grado di filtrazione leggermente inferiore, comunque molto alto. Qui abbiamo un verso, come vedete, dice il grip per questo gancio e l'alloggiamento per gli altri due qua, quindi immagino vada prima posizionato questo. Ecco fatto. Anche in questo caso niente di più facile. Beh, possiamo riposizionarlo nel suo alloggiamento all'interno del robot e andremo ad azzerare il contatore delle ore di utilizzo sia del filtro che della spazzola centrale che della spazzolina laterale. E questo è quanto. Ah, per quanto riguarda la spazzola centrale, viene fornito di nuovo il pettine per la sua pulizia periodica, ma noi già lo avevamo in quanto era fornito nella dotazione standard. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la manutenzione periodica del nostro robottino. E a breve posterò un altro video in cui spiegherò le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento firmware e software del robot, che ha introdotto interessanti novità e molto importanti per quanto riguarda le sue funzioni. E per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, aggiungete un like. Ciao!